qui nasce la storia di questo paese, di Piano di Sorrento. Una storia di marinai, una storia di marinai che si sono fatti onore navigando, combattendo sul mare, sulle onde del mare, hanno portato il nome di questa terra nel mondo. E quindi diciamo, è con orgoglio che noi partiamo da questo luogo, perché ci sta una storia di sacrifici, di rinunzie, di conquiste, e questo è l'esempio di come un popolo può andare avanti con le proprie forze, senza chiedere niente a nessuno, ma soltanto sul coraggio e sull'audacia. Questa strada che cosa rappresenta per Piano? Questa strada si chiama Corso dei Capitani. Oggi sembrerebbe una strada stretta, ma una volta era così, perché così si costruirono le strade per difendersi dalle incursioni. Anche se vogliamo puntualizzare il fatto che nelle parti sotterranee ci sono dei cunicoli che sono diciamo, un paese sotterraneo per difendersi dagli attacchi dei turchi, che diciamo stavano continuamente sulle nostre coste, e quindi la difesa era un po' la fortificazione, un po' la fuga. E su questa strada si aprono grandi palazzi dell'epoca, che oggi insomma si stanno rivalutando perché sono stati un po' in una fase di abbandono. Qui vivevano i capitani, gli armatori e tutte le famiglie più importanti del paese. Vediamo su questi portoni degli stemmi che ci sono alcune certificazioni che dicono che sono stati spicconati, perché nel 799 questi nobili e questi armatori parteciparono alla rivoluzione, per cui successivamente per ripicca questo paese fu diciamo disconosciuto dai Borboni, che spicconarono gli stemmi degli abitanti. E successivamente diciamo questa strada naturalmente è stata un po' abbandonata, perché è nata la città nuova e quindi si sono abbandonati questi luoghi, ma con la nuova cultura del rispetto del territorio si stanno riprendendo e rivalutando. Questo paese si chiama Piano di Sorrento e fa parte del piano del Fuori le Mura di Sorrento, che rappresentava poi il fulcro del paese, perché era gente audace, molto audace, e quindi era gente che o dalla terra o dal mare prendeva il frutto per vivere. E da questo diciamo poi sono nati gli armatori. Anche oggi nel mondo noi abbiamo storie moderne di armatori che vengono dalle nostre zone, perché c'è una storia antica legata al mare, per esempio Achille Lauro, che è di Piano di Sorrento, Gianluigi Aponte attualmente, Mariano Pane, che è stato un altro armatore. Tutti nascono, i Ciampa, che nascono tutti da questo territorio, perché diciamo c'è una cultura, non si inventa una professione, un mestiere, si deve venire da una storia. Tutte le strade sono piccole, i corsi che immaginiamo oggi non esistevano proprio, e i portoni sono si aprono su delle case bellissime che hanno diciamo un po' la cultura latina, romana, del patio all'interno della casa, un po' quella araba, perché qui c'è stata sempre una presenza di arabi. Il nucleo familiare si chiudeva all'interno e l'esterno non si comunicava. Quindi anche poi i giardini erano diciamo avevano una cosa molto interessante, cioè era il giardino del lavoro e della preghiera, del lavoro dove si seminava, si piantavano ortaggi, tutto quello, frutti, e poi sulle bordure c'erano i fiori, perché era un luogo di lavoro e di preghiera. Lezione francescana. Ecco, una lezione francescana, ma era un modo di vivere. Questa era una casa di lavoro, no? Non era una casa, diciamo, signorile, tra virgolette. La casa signorile era la casa all'ingresso del vicolo, che era quella di Gennaro Marisca, che era il sindaco di Piano. Stiamo parlando dell'Ottocento.
anche se abbiamo degli esempi che evidentemente ci deve essere qualcosa sotto. Ci sono alcuni esempi di alcuni archi catalani, cioè cose un po' diverse, però evidentemente la fattura della casa, diciamo, è del 1757, insomma. Le case si sviluppano all'interno, nei giardini, no? E dove non ci sono i giardini c'è il patio, perché comunque necessita del pozzo per dell'acqua, del pozzo nero. Erano delle famiglie marinare. Anche in questa casa ci sono delle grotte che partono da qui e arrivavano alla grotta grande di soprammare, cioè subito dopo il porto di Piano. A che cosa servivano queste? Il carico delle navi, perché dato che la strada che portava la nave era piccolissima e quindi a dorso di mulo era difficile passare, allora erano le cosiddette case di carico, nel senso che si entrava con i carri, con la merce, e venivano portate attraverso queste grotte fino su giù alle lance, che poi caricavano le golette, piuttosto che, cioè, comunque le navi a palo, in poche parole. Questa strada stretta piccola è una delle più antiche di Piano di Sorrento, era il nucleo antico dove abitavano i primi capitani e marinai di questa costa. Mentre invece quello più antico interno era Santa Margherita. Qui c'è una chiesetta dove c'è un'ogiva gotica che risale all'inizio del 300 ed era una chiesetta di patronato di queste famiglie maresche che sono le prevalenti che abitavano questo e che spesso abitano ancora questo villaggio. Questo è un modello di bastimento, c'è ancora fra tante persone la passione per far costruire questi modelli di bastimento, ricordando i tanti bastimenti costruiti e varati in penisola sorrentina nei 200 anni fra 700 e 800. Dicono tutti che non c'è la capacità imprenditoriale al sud, invece la capacità imprenditoriale l'hanno coltivato questa borghesia del mare, capitani, armatori, commercianti che vengono da lontano e ancora oggi gli eredi di questi dei capitani degli armatori del Golfo di Napoli sono i primi armatori d'Italia. L'armamento italiano importante non sta più a Genova, sta nel Golfo di Napoli. E sono eredi di questi qui, sono eredi di quelli di Procida, del Monte di Procida, di Torre del Greco. Già fra 800 e 900 alcuni di questa famiglia, Ciampa, Tommaso Astarita, Ippolio, che avevano una casa qua, tentano il passaggio al vapore, ma poi anche nella Oro definitivamente. Già nel 23 comincia l'avventura della flotta Lauro, che diventa una delle più grandi flotte private del mondo. Oggi c'è anche a Ponte, che è di questa zona. A Ponte, pochi 500, cioè un chilometro qua fuori c'è la famiglia Ponte, quindi è sicuramente il secondo armatore porta container del mondo, ed è uno, sta avanzando moltissimo anche nel campo delle crociere. Questa è una delle poche posizioni da cui si può vedere tutto il piano di Sorrento. Questo pianoro alto 50 metri sul mare, circondato da un anfiteatro di colline. Di lì c'è Capo Sorrento e di qui c'è questo monte, il Monte Sant'Angelo, detto anche Cassini, che chiude completamente la strada alla Visa Sorrentina. Solo 150 anni fa è stata fatta la strada, prima questa era un'isola e era raggiungibile solo via mare. 150 anni fa fu fatta la strada che adesso collega con il territorio.